Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato da utilizzare per realizzare accessori ma anche borse. Un filato naturale con uno spessore un po' più sostenuto in modo tale da far sì che la vostra lavorazione scorra davvero molto velocemente. Parliamo della rafia, questa volta quella naturale. Analizziamola nel dettaglio. Rafia o raffia che dir si voglia naturale, che si presenta così con un peso di circa 200 grammi per una lunghezza di 250 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5-6. Perché diciamo peso indicativo 200 grammi? Perché per la tipologia di materiale naturale, vale a dire appunto proprio la cellulosa vegetale, è da considerare una perdita possibile di oscillazione di peso del 5-6% dovuta all'assorbimento o alla perdita di umidità, insomma, che è ben comunque far presente. L'uncinetto, lo abbiamo detto, è un 5-6, l'aspetto lo vedete è quello classico, quindi davvero molto naturale. Ovviamente non ci sarà magari la stessa manualità e la stessa facilità nella lavorazione di una lana o di un cotone, ma sicuramente una lavorazione confortevole, questo è assicurato. In ogni rock oltretutto potrete trovare questo nastro adesivo che viene posto al principio di qualsiasi rocchetta, di qualsiasi raffia naturale, proprio perché in questo modo, una volta che toglierete l'involucro esterno della raffia, questa non possa comunque sfilarsi, e soprattutto perché così saprete perfettamente quello che è il principio, la vostra lavorazione possa andare davvero in maniera del tutto scorrevole. Ma adesso vediamo le varianti di colore che sono attualmente presenti. Vediamo le prime quattro varianti di colore, vale a dire corda, blush, paglia e giallo. Qui invece abbiamo il verde, il rosso, il glicine e il bordeaux, turchese, un candido bianco, il cielo e il classico nero. E concludiamo con questa vasta gamma di rosa, pink, rosa, lilla e fucsia. Tantissime varianti di colore, quindi davvero potete sbizzarrirvi mixandoli tra di loro e quindi realizzando delle borse davvero colorate da sfoggiare magari in estate, oppure anche realizzare il classico cappellino con una rafia, magari con un colore un po' più tenue da poter indossare sulla spiaggia. Insomma, con questa rafia, grazie a tutta questa vasta gamma di colori, le creazioni da poter fare sono tantissime. Parliamo un attimo proprio della rafia in sé. Abbiamo detto rafia naturale, frutto della ricerca, dell'esperienza ovviamente di Tessiland. La differenza che ha con altre tipologie di rafia, come ad esempio quella sintetica, è ovviamente in primis per quanto riguarda la sostenibilità, ma sicuramente anche perché dà quell'aspetto un po' più country, un po' più shabby chic, ma anche e soprattutto più, lo dice anche il nome stesso, naturale, che insomma, ecco, tanto contraddistingue alcune creazioni che anche proprio i grandi marchi ripropongono. Che cosa si può realizzare? Lo abbiamo già citato prima, quindi da borse, cappelli, accessori vari, e alcuni spunti potete trovarli anche sui tutorial posti, come sapete, all'interno di ogni singola variante di colore proprio della rafia, ma così come vale anche per tutti gli altri filati. Scorrendo la pagina potrete vedere questi due tutorial, in particolare quello della tracolla in rafia serie Primule e del cappello sempre in rafia Fedora. Uno spunto che potrà esservi utile. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli e su tutti i nostri video e le nostre novità. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!